Migliaia di persone hanno voluto partecipare all'ultimo saluto a Willy Monteiro, il ragazzo 21 anni barbaramente ucciso a Colleferro qualche giorno fa. La cerimonia funebre si è svolta al campo sportivo Tintisone di Paliano per permettere la presenza più persone e rispettare il distanziamento previsto per il Covid. Ebbene, il campo sportivo non è riuscito a contenere le migliaia, ripeto, di persone che hanno voluto esserci, tutte vestite di bianco, come richiesto sempre dalla famiglia, una maglietta, una camicia bianca in omaggio al candore di Willy. La cerimonia è durata tanto, presente il presidente del Consiglio Conte che è arrivato poco prima delle 10 e le persone rimaste fuori hanno partecipato in silenzio applaudendo al momento della fine della cerimonia.